Grazie, sarò rapido perché effettivamente oggi inizia la settimana della Sardegna all'Expo e quindi mi attende un convegno che è molto collegato a quello di cui stiamo discutendo adesso, naturalmente, perché parliamo soprattutto di agroalimentare di qualità, quindi sostenibile, con cose che dirò molto rapidamente adesso. Intanto fatemi ringraziare Katia Castioli per questo invito. Devo dire che come Presidente della Regione Sardegna sono fortunato, è una regione che naturalmente ha delle cose fantastiche, con potenziali magnifici e con problemi però attuali molto importanti, proprio perché forse ha fatto una scommessa di un modello di sviluppo non sostenibile, a cui non sostenibilità infatti è esplosa con tutta la sua evidenza in anni recenti, ci sta lasciando condizioni che vanno gestite, che sono molto difficili dal punto di vista per esempio del tasso di disoccupazione, riconversione, della riqualificazione delle persone e così via. Quindi sono molto contento di essere qui e sono ancora più contento che un imprenditore, una persona con una visione come quella che abbiamo visto anche oggi di Katia Castori, abbia scelto la Sardegna per alcuni importanti investimenti e noi siamo lì perché queste cose diventino, crescano e crescano sempre di più. Però volevo dire fondamentalmente una cosa. Il concetto di limite che è stato posto al centro di questo convegno è bello, è posto molto bene ed è affascinante. Ed è anche bene che ci raccontiamo che questo concetto non inizia oggi, che ha già avuto, naturalmente, ha già ispirato delle azioni. Nel caso della Sardegna, per esempio, come tutti sanno, credo qua, la Sardegna è una vocazione turistica molto importante. Il concetto di limite nello sviluppo turistico è assolutamente essenziale ed è un punto sul quale la Sardegna, non oggi, ma 10-15 anni fa almeno, ha ragionato molto fortemente, con molta chiarezza. C'è un famoso articolo nell'analisi economica del turismo che si chiama Il ciclo del prodotto turistico ed è un articolo che racconta tutta la storia del perfetto rischio della non sostenibilità. C'è una destinazione turistica che nessuno conosce, che poi pian piano viene conosciuta, che viene conosciuta per la sua straordinaria bellezza delle risorse naturali. Naturalmente comincia lo sfruttamento di queste risorse naturali. Lo sfruttamento di queste risorse naturali fa diventare molto importante la destinazione turistica, ma potete facilmente immaginare qual è la fine di questa storia. La fine di questa storia è che ci sono migliaia di destinazioni turistiche che oggi sono nel disastro ambientale e ovviamente hanno perso completamente il mercato, hanno dimenticato l'importanza del limite. Perché questa storia, che dico in un minuto, dice una cosa più chiaramente di tanti altri esempi, ci dice una cosa semplicissima: il limite è sviluppo. E lo è con molta precisione. Non è sviluppo rapidissimo, non è quello che in altre parti dell'analisi sociale ed economica in questi anni si chiama quella delle classi dirigenti estrattive, quelle che vogliono estrarre tutto il possibile molto velocemente, non è sviluppo forse rapidissimo, ma è sviluppo di lungo periodo, ed è sviluppo in senso vero. Il limite è intrinsecamente legato al concetto di sviluppo sostenibile, sviluppo vero, sviluppo che dura, durevole, come dicono i francesi. La Sardegna 12 anni fa, no, 10 anni fa, ha adottato un piano paesaggistico molto rigoroso, che di fatto impedisce la costruzione nella fascia costiera, che a volte raggiunge anche 2 km dalla costa. Molti miopi hanno interpretato quella cosa come una cosa contro lo sviluppo. È sempre più chiaro che quella è una politica anche fondamentalmente di sviluppo. E di nuovo questo esempio ci racconta anche che quando si fanno scelte coraggiose, quando si riconosce il limite come una componente fondamentale dello sviluppo, bisogna mettere a correre molte energie, non solo politiche, sociali, di condivisione, ma anche appunto di innovazione. Per esempio, se io devo fare un albergo a 1 metro da una spiaggia, lo so fare anch'io che non so nulla di architettura, sono sicuro di farlo e alla fine spero di avere anche un bel po' di soldi facilmente, estraendo, consumando capitali naturali in modo rapidissimo. Poi spero di essere l'unico a poter fare quell'albergo, perché se fanno altri 10 il mio albergo non varrà più nulla naturalmente. E invece noi cerchiamo imprenditori, anche nel settore turistico, che hanno tante capacità manageriali da poter dimostrare che anche stando molto al di qua di quella spiaggia, rispettando l'altissima risorsa naturale, sanno creare occupazione, sanno gestire con capacità di creare benessere
una cosa che guarda nel lungo periodo. Quindi anche il piccolo caso del turismo conferma molte delle cose che stamattina sono state dette benissimo. Un secondo esempio che cito molto rapidamente perché parliamo naturalmente anche di agricoltura è quella storia che dice che la moneta cattiva scaccia la moneta buona. Anche qui c'è un problema di limite che è fondamentale. Quando parliamo di agricoltura dobbiamo stare molto attenti al fatto che i consumatori spesso non sanno cosa stanno consumando e che c'è un grande bisogno di certificazione di qualità. Ma cos'è la certificazione di qualità se non un limite, se non dire dobbiamo stare molto attenti a quello che stiamo avendo, dobbiamo dare costanza di qualità, possiamo aumentare la quantità, ma dobbiamo stare molto attenti alla costanza di qualità. E anche questo è un limite che alla fine paga, perché anche come ci sono tante località che hanno distrutto le proprie risorse, hanno perso le prospettive di sviluppo, ci sono anche molti prodotti che sono stati gestiti così male da far fuggire i consumatori, da rendere quel prodotto sempre meno attraente. Anche qui bisogna lavorare sul limite come elemento fondamentale di una crescita. Quindi siamo tutti molto consapevoli di questo aspetto. Fatemi dire che i due esempi che ho citato mostrano qual è il ruolo del settore pubblico e qual è il ruolo del settore privato in questa avventura comune. Noi quel limite dobbiamo averlo come settore pubblico, quel limite dobbiamo averlo molto bene in testa e dobbiamo disegnare programmazione e contesti nel quale quel limite sia perfettamente e fortemente considerato, che vuol dire a volte imporre naturalmente un'azione di comando e di controllo per farli rispettare, ma che significa anche creare un ambiente favorevole per le attività private che dentro quel limite vogliono vivere virtuosamente. Questo è il tema fondamentale. Direi che l'intervento di Catiuscia Marini mi consente di non entrare nel dettaglio di quello che si può fare come settore pubblico, perché ha detto molto bene quali sono le azioni che stiamo facendo, siamo anche collegati dal cluster della chimica verde, quindi abbiamo l'occasione di lavorare insieme. Come diceva Catiuscia, c'è anche questo elemento, che mentre io vi racconto di un bellissimo piano paesaggistico della Sardegna, vi devo naturalmente raccontare anche invece di avventure che quel limite non hanno considerato e che hanno lasciato, come dicevo prima, delle macerie, quindi c'è moltissimo da riconvertire. Ma di nuovo, se entriamo in una logica, in una visione come quella che ho sentito così bene declinare stamattina, è chiaro, per tornare al settore turistico, che non ha molto senso continuare a costruire cubature quando abbiamo moltissime cubature in posti spettacolari che in questo momento non sono utilizzate, sono abbandonate. Non vogliamo più sentire imprenditori che vogliono costruire dove non c'è nulla e non vogliono fare la grande avventura di recuperare quello che già esiste e che non aspetta altro che di essere recuperato. Quindi è chiaro qual è il nostro ruolo, avere molto in testa il limite nella nostra programmazione e nella creare il contesto nel quale lasciare più spazio agli imprenditori più innovativi. Tanto più siamo consapevoli del limite, tanto più sono sicuro si affacceranno da noi imprenditori innovativi e non solo prenditori di risorse che nel passato hanno fatto tanti disastri. Grazie.